chiede a un avventore di tenere il cane dentro l'apposita area. Lui si inalbera e picchia chi chiedeva di rispettare le regole e lo manda anche in ospedale. Il fatto ancora più rilevante è che a finire al nosocomio di Cuggiono è il sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani. Lo abbiamo contattato mentre si trovava ancora in pronto soccorso. Allora, niente, c'era un ragazzo, una persona che intendrei sulla panchina lì dove c'è l'area ginnica di fronte al comune con gli scani in giro. Io stavo rientrando in municipio e l'ho chiamato dall'altra parte del canale. Signore, signore, questo non si svegliava, ho alzato un po' la voce. E ho detto, guardi che non può tenere il cane in giro, se c'è l'area cani lo metta lì o se no tenga il guinzaglio. Questo qua mi ha cominciato ad essere arrogante, allora ho chiamato la polizia locale nostra, solo che stavano facendo un corso, quindi non erano lì in quel momento. Allora, niente, ho fatto la foto per documentare e fargli poi successivamente la sanzione, il fatto che c'era in giro sto cane, detto che il canale e ha cominciato a venire a mettere le mani addosso. Io ho detto, cosa fa? Sono il sindaco, mi può mettere le mani addosso, insomma, avevamo fatto volare il telefono. Poi quando mi sono chinato a raccoglierlo, mi ha dato una ginocchiata nel costato e dopo mi sono alzato, mi stava dando un pugno, mi sono girato, ma mi ha sfiorato, l'ho tenuto lontano con una mano e con l'altra chiamata il 112. I fatti sono accaduti nei pressi del municipio di Casorezzo e l'uomo di circa 30 anni aveva già avuto un diverbio per lo stesso motivo con un geometra del comune. Per quanto riguarda il sindaco Oldani, invece, oltre alle botte dovute al pestaggio, nessun danno grave.